si parte domani e fra domani e domani l'altro supereremo le 1.000 vaccinazioni. E in tutta la città di Arezzo 1.000 vaccinazioni qui e arriveremo a superare anche con i domiciliari le 2.000 vaccinazioni. Quindi è un fine settimana veramente di svolta nella campagna vaccinale. Qui si vaccineranno le persone estremamente vulnerabili, che sono quel gruppo di persone che durante la vaccinazione avranno anche la presenza dello specialista di riferimento. E questo ci permette di portare avanti i vari filoni delle vaccinazioni, le vaccinazioni per età e le vaccinazioni anche per una vulnerabilità propria personale. Il programma è quello di tenere aperte le sedi il più possibile, è quello di tenere una campagna di vaccinazione su varie persone. Verranno aperti anche alcuni filoni per gli ultra ottantenni che per qualche motivo non abbiano potuto prenotarsi dai propri medici di famiglia, mantenere anche la domiciliarità, quindi calcolare anche le vaccinazioni delle persone fragili o delle persone assistite dai medici di famiglia, gli ultra ottantenni a domicilio, e andare a cercare le persone nel loro luogo, portarle nel luogo più idoneo al loro bisogno per proteggerle dal Covid. Ci saranno altri centri vaccinali che apriranno nella provincia? È possibile di sì, li stiamo valutando. L'unica cosa che possiamo fare in questa fase è quella di dare più spazi possibili perché si possa aumentare l'opportunità di vaccinazione. Questo è l'unico ruolo che possiamo giocare, quindi lo giochiamo tutto, lo giochiamo molto volentieri, l'ho detto prima, lo ridico ora, lo ridirò sempre, tutti gli spazi necessari sono già sostanzialmente a disposizione, poi ovviamente andranno predisposti, andranno allestiti, ma in questo momento per mettere una parola fine a questa situazione così difficile per tutti è una vaccinazione di massa, una vaccinazione diffusa, una vaccinazione potente. Tutto ciò che permette che questo possa avvenire per noi è prioritario e quindi gli spazi sono quello che possiamo fare, lo facciamo. Nella normalità, tra l'altro, è quasi esteticamente significativo essere in un teatro, cioè essere in un luogo di cultura che ha visto per tanti anni l'espressione viva della normalità e della bellezza degli aretini. Oggi qui io vorrei che iniziasse la parola fine per il Covid, quindi questa è anche una dimostrazione che a volte i luoghi hanno un significato molto preciso.